Tutto come prima dopo la notte dei grandi rimpianti, la Juve a più 9, la Roma che pareggia. L'istantanea della grande sfida è un po' sfocata e sembra scattata prima di questo lunedì di passione, perché la capolista, dopo poco più di un'ora di gioco, si ritrova in superiorità numerica e con Tevez fa la cosa giusta. La corsa sotto lo spicchio di Curva Nord, presidiato dai tifosi della Juve, sembra la firma in calce ad un campionato finito. Più 12 e Roma al tappeto. Poi però accade qualcosa, i bianconeri smettono di giocare e la cosa non piace ad Allegri. Dispiace perché vincendo a Roma mettevamo un bel pezzo di scudetto in tasca, quindi bisogna ancora pedalare molto, anche se il risultato stasera ci consente anche di avere lo scontro diretto a favore. Già, il peccato di presunzione, tradotto in gambe molli e scarsa concentrazione, moltiplica gli sforzi della Roma. Garcia in 7 minuti smonta la storia giallorossa, fuori gli Aic, poi Totti, quindi De Rossi, dentro le forze fresche di Florenzi, Nainggolan e Iturbe, e accade il miracolo calcistico giallorosso. L'inseguitrice si mette a giocare con cuore e determinazione, riesce a pareggiare con Seydou Keita, vero leader di questa Roma a scartamento ridotto. Parte il cross, è teso dall'altra parte, colpa in testa, rete! Keita! Lo stesso Keita che alla fine del primo tempo fa da paciere allo scontro verbale tra De Santis, Olebas e Manolas. 20 minuti di Roma vera nel finale di match, troppo poco per sognare la gloria. I giocatori si devono ricordare questi 20 minuti per il futuro. È questo che sarà importante, perché se giochiamo i 13 ultime partite campionato come abbiamo giocato i 20 ultimi minuti di oggi, vinceremo tante partite. È questo che dobbiamo fare. Adesso la Juve va in controllo del campionato, la Roma riflette su cambi e gerarchie, pensando che ora Europa League e secondo posto sono i possibili obiettivi di questa stagione. Ha deciso appena visto Vidal cadere messo giù da Torosidis, fanno così quelli che battono le punizioni, aspettano giusto di vedere e velocemente studiare la barriera per l'ultimo dettaglio. Ecco il momento, gli occhi guardano ma non ti permettono di leggerci dentro, poi è il duello con il portiere. Tevez rincorsa breve, tiro a giro, rete, è rete, proprio lui, e Tevez la pasce, ha colpito subito e adesso Roma in 10. Ha vinto il suo duello Carlitos Tevez, prima volta in Serie A e per chi ha memoria sono bastati più o meno gli stessi secondi per richiamare lo stesso gesto, nella stessa porta dello stesso stadio, contro lo stesso avversario ma 32 anni fa. Lui si chiamava e si chiama ancora Michel Platini e non batteva le punizioni solo quando non giocava. A proposito. C'è un battitore di posizione come Pirlo che calcia bene benissimo, entonces la verdad que uno se pone contento, no? Sì, contento del paragone con Platini, ci mancherebbe, ma citazione calorosa e sentita per Andrea Pirlo che all'Olimpico non c'era. Beh, in effetti viene da chiedersi come sarebbe finita se avesse battuto il grande assente, anche se situazione e, come si dice, mattonella del campo avrebbero autorizzato a pensare positivo per il numero 21 bianconero. Numero 21 che raddoppia e qualcosa aggiunge ai numeri 10 anche se solo per dettaglio aritmetico. 19 anni di Alessandro Del Piero, 19 anni a provare più o meno la stessa sensazione quando il pallone aspettava ciò che per noi era un calcio e per lui carezza fino ad accompagnarlo dentro una porta. E prima del capitano, in parte assieme al capitano, 5 anni di Roberto Baggio, stesso numero sulla schiena e come tutti quelli che battono le punizioni diverse interpretazioni di una stessa magia. Io sto come a mia casa, sempre mi hanno trattato come a mia casa, i tifosi, tutto, no? Lo ha dimostrato Del Piero, lo diceva anche Baggio e chissà quanto vale che lo abbia detto anche Tevez, che quasi certamente si riferisce al presente perché il futuro lo ha già deciso. Poco più di un anno ancora per riprovarci, Pirlo permettendo e magari con la speranza che poi la partita finisca lì, non come ieri quando certo non aveva previsto che tanta gioia si potesse esprimere anche così. Un po' incazzato perché non potevamo vincere la partita.